Fino al 1860 l'Italia era divisa in piccoli stati. Il Regno di Savoia con il Piemonte, la Liguria e la Sardegna, il Granducato di Toscana, il Lombardo-Veneto con il Friuli, lo Stato della Chiesa con il Lazio, la Romagna, le Marche e l'Umbria, il Regno delle Due Sicilie con la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Mentre in Europa si formavano altri stati, dopo anni di tentativi e ribellioni risorgimentali, nel 1860 la spedizione dei Mille, condotta da Garibaldi, conquista il Regno delle Due Sicilie. E con la mediazione del piemontese Cavour, nel 1861, viene dichiarata l'unità dell'Italia monarchica costituzionale. Mancano ancora regioni importanti, il nord-est a dominazione austriaca e una parte del centro con lo Stato della Chiesa. In quell'Italia vivono già 22 milioni di persone. Napoli è la città più popolosa, con 500.000 abitanti, mentre Torino, la capitale, ne ha 200.000. Il 70% degli italiani lavora in campagna, il 18% nelle prime industrie e il 12% nelle amministrazioni, nel commercio e nell'artigianato. La maggioranza della popolazione non sa leggere, scrivere, contare e parla solo i dialetti. Nel 1861 nasce il primo dizionario d'italiano. Il tricolore diventa bandiera nazionale, la lira sostituisce le altre monete, l'inno Fratelli d'Italia, composto 15 anni prima da Mameli, cantato per tutto il Risorgimento, sarà adottato come inno nazionale solo nel 1946. Nel febbraio 1861 si svolgono le prime elezioni. Hanno diritto di voto 420.000 italiani, solo uomini e solo benestanti. Vanno a votare solo 240.000, molti sbagliano e i voti validi sono 170.000. La democrazia parlamentare è ancora lontana. Dal 1861 al 1876, per 15 anni, governano i partiti della destra storica, con molti problemi da risolvere. Completare l'unità del paese, attivare l'amministrazione statale, creare la scuola pubblica e favorire l'uso dell'italiano. Sviluppare l'economia tenendo conto delle differenze regionali, affrontare il malcontento del sud e il cosiddetto brigantaggio. Nel 1864 la capitale viene spostata da Torino a Firenze. Tra il 1866 e il 1870 l'Italia viene coinvolta in nuove guerre europee, alla fine delle quali si uniscono al paese anche il Veneto e lo Stato della Chiesa. Il Papa, contrario all'unità, rimane isolato a Roma. Mancano il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Nel 1870 i bersaglieri entrano a Roma e dall'anno dopo la città diventa capitale del regno. Nel 1871 gli italiani sono diventati 28 milioni. In Europa arriva una grande crisi economica e nel 1876 in Italia la destra storica perde la maggioranza. Nasce il primo governo della sinistra storica, che rimarrà al potere fino al 1896. Fra i risultati più importanti, l'abolizione della pena di morte, l'istruzione obbligatoria, la ferrovia nazionale, la nuova legge elettorale che abbassa l'età minima per votare dai 25 a 21 anni, oltre 2 milioni sono così gli uomini con diritto di voto. Ma la vita del popolo italiano non migliora tanto e non diminuiscono gli squilibri regionali. Si aggrava la questione meridionale. L'Italia in quell'epoca è composta principalmente da contadini, agricoltori, allevatori, artigiani che vivono in migliaia di piccoli comuni. Nel 1878 muore il re d'Italia Vittorio Emanuele II e gli succede il figlio Umberto I. In Italia, come in tutta Europa, la società cambia anche attraverso l'arte e la cultura. Si diffonde lo stile Liberty. A Roma nasce la Galleria d'Arte Moderna, a Torino si realizza l'Esposizione Universale, a Venezia si istituisce la Biennale d'Arte. Si diffonde la passione per l'opera lirica grazie ai capolavori come l'Aida di Verdi del 1871 e anni dopo la Bohème di Puccini del 1896. In letteratura emergono grandi scrittori e poeti, fra i quali Verga, Carducci, Nievo e Collodi, che nel 1883 scrive uno dei libri più diffusi al mondo, Le avventure di Pinocchio. L'unità d'Italia viene anche mangiando. Nel 1891 il romagnolo Artusi pubblica La scienza in cucina, con una selezione di ricette regionali che suggeriscono la futura gastronomia italiana.
In quello stesso periodo il cuoco Raffaele Esposito, in onore della regina d'Italia Margherita di Savoia, in visita a Napoli, crea la pizza margherita con pomodoro, mozzarella e basilico che nei colori ricordano la bandiera nazionale. L'Italia avvia una politica coloniale nel 1879 in Africa orientale, fondando poi nel 1890 la colonia Eritrea, ma finirà male. Nel 1896 viene sconfitta in Etiopia, ad Adwa, con 5.000 soldati italiani morti. In Sicilia esplode la protesta contro la povertà, che sfocia nel 1892 con i fasci siciliani. Migliaia di contadini chiedono la riforma agraria, ma il governo decreta l'occupazione militare e la condanna dei capi sindacali. La Chiesa pubblica nel 1891 la famosa enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, che ricorda il diritto alla proprietà privata assieme al dovere della solidarietà. L'anno dopo viene fondato a Genova il Partito Socialista Italiano, ispirato al marxismo europeo e principale rappresentante del movimento operaio e contadino, che il pittore Pellizza da Volpedo rappresenta nel famoso quadro Il Quarto Stato. Nel 1893 a Palermo avviene il primo grande delitto di mafia. Vittima Notar Bartolo, ex sindaco della città ed ex presidente del Banco di Sicilia. Nel 1900 il rapporto della commissione parlamentare scheda 280 uomini d'onore. Nel 1898, tra forti scontenti popolari e incapacità del governo, un grande sciopero organizzato a Milano viene represso dall'esercito del generale Beccaris. Oltre 100 i morti. Un anno dopo, a Torino, nel 1899, viene costituita la fabbrica italiana automobili, Fiat. Nel 1886, come reazione alla povertà, viene costituita la Lega Nazionale delle Cooperative. Nel frattempo, quella povertà spinge comunque, come in tutta Europa, milioni di persone ad emigrare dal sud Italia, ma anche dal nord, Veneto, Friuli. Circa 3 milioni di italiani fra il 1860 e il 1900 partono soprattutto per le Americhe. In Italia rimangono 33 milioni di persone. Nei primi 40 anni di unità si sono modificate l'economia e la società. Sono diminuiti i contadini, aumentati gli operai ed anche gli impiegati, i commercianti, gli artigiani. Nel luglio del 1900, in Lombardia, a Monza, viene ucciso re Umberto I.